avanti, perché sono così, ho avuto un vuoto di memoria, ha avuto... Sì. Fa parte di una sintomatologia qualche volta, o qualche volta è un'innocente dimenticanza. Ebbene, quando si tratta di una sintomatologia, qualche altra volta può significare sintomo della malattia di Alzheimer. Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, direttore della clinica neurologica dell'ospedale Careggi di Firenze, un vanto della nostra organizzazione sanitaria nazionale, quindi la ringraziamo per aver accettato e saluti per noi l'ospedale Careggi. La prima battuta, che cos'è, professore, la malattia di Alzheimer? La malattia di Alzheimer è una demenza, ovvero sia una condizione in cui si ha una progressiva e lenta perdita di tutte le facoltà cognitive, di tutte le capacità. Inizia con la memoria, ma poi purtroppo va avanti interessando tutte le nostre altre abilità. È l'inizio il vuoto di memoria. È l'inizio. È spesso un segno iniziale, nelle forme classiche, il non riuscire ad acquisire nuove informazioni più che ricordare le cose che si sanno da tanto tempo, quindi apprendere le nuove cose è un segno iniziale, ma non è l'unico, ovviamente, purtroppo, perché sennò rimarrebbe un'amnesia e non una demenza. Va avanti e piano piano interessa tutte le altre funzioni. Quando fu coniata la frase idiomatica, questo passaggio, diciamo, linguistico, il vuoto di memoria, ancora non era probabilmente stata individuata e studiata la malattia di Alzheimer. È proprio un vuoto. Certamente. È proprio, fisicamente lo possiamo descrivere come una specie di buco. Certamente sì, la malattia di Alzheimer è stata descritta nel 1906, quindi a 100 anni di vita come entità. E viene studiata molto di più ora perché invecchiamo tutti e purtroppo è una malattia che aumenta di incidenza, di frequenza con l'invecchiamento. E il concetto di vuoto è corretto perché non riempio più i miei spazi di memoria con le cose nuove e piano piano faccio dei vuoti ulteriormente perché tolgo, perdo le conoscenze che avevo prima. Levo qualcosa dalla dispensa e non la restituisco. E non la trovo più. Perché c'è tanta reticenza nel parlare comune verso l'Alzheimer, allo stesso nome? Purtroppo i dati sono invece come in aumento, è per l'aspettativa di vita che si è decisamente prorogata, diciamo allungata, è per la vita che si è allungata, e forse perché è più facile e più comune diagnosticarla. Sono vero tutte e due le cose che lei ha detto. Nonostante ci siano 1.400.000 persone già malate di demenza in Italia in questo momento, di cui probabilmente 600.000, che è una enorme città se ci pensiamo, no? 700.000 persone ammalate di malattia di Alzheimer, molti pazienti, molti familiari non ne parlano, hanno reticenza a parlarne. E sempre citando i numeri, noi sappiamo che questi sono i malati, ma quest'anno si stanno ammalando altre 150.000 persone. E quindi il termine epidemia che viene usato quando si parla di Alzheimer è più che corretto. 150.000 nuovi malati, in Italia la città di Firenze 150.000, cioè nuovi, e l'anno prossimo ce ne saranno ancora, e piano piano sono destinati a aumentare proprio perché il rischio di ammalarsi va d'accordo con l'età. È evidente che tutti noi vogliamo invecchiare ed è giusto che ci sono tutte le tecnologie che ci aiutano ad arrivare tutti a 100 anni, ma purtroppo una percentuale sempre maggiore si sta ammalando. Ho una domanda che mi è bocciata nella mia curiosità, ma prima secondiamo il lavoro di Giovanni Laccetti, che riceve le telefonate e i messaggi di voi tutti, amiche e amici, per poter utilizzare l'esperienza del professore e per poter apprendere qualcosa in più sull'Alzheimer. Sì, se anche voi avete domande potete chiamare l'800 550 694, oppure scriverci a delisir@rai.it. Se utilizzerete la nostra pagina Facebook, il professore risponderà direttamente da qui ai vostri quesiti, oppure potete usare Twitter con l'hashtag #delisirrisponde. A
quale età, professore, si manifesta in media la malattia e in quale percentuale? In genere dopo 65 anni. Beh, Alzheimer ha descritto in verità una donna che aveva 46 anni, tanto è che quando l'ho studiata io, ai miei tempi, si chiamava malattia presenile di Alzheimer. Poi è iniziato il grande invecchiamento della popolazione dopo la Seconda Guerra Mondiale e ora direi l'80-90% dei pazienti con malattia di Alzheimer ha più di 65-70 anni. E siccome la fascia di età in maggior crescita in Italia, per fortuna, è quella degli ultra 80 anni, purtroppo, non più per fortuna, purtroppo il numero è destinato a aumentare. Quindi l'epidemia è veramente un'epidemia drammatica. Colpisce più nelle popolazioni dal punto di vista del progresso evoluto? No, si trova, malattia d'Alzheimer si trova ovunque. Il progresso allunga l'aspettativa di vita e quindi rende maggiore il numero dei malati nelle civiltà, nelle nazioni in cui c'è più età avanzata. Però è diffusa in tutto il mondo, non c'è. Va bene, prendiamo atto. Quando i vuoti di memoria o i disturbi del linguaggio non sono una veniale circostanza anche patetica dell'età avanzata, ma sono veri e propri sintomi dell'Alzheimer e devono allarmarci. Questa è una domanda molto importante e poi difficile rispondere, perché i vuoti di memoria fanno parte di qualunque età, possono essere maggiori in età più avanzata, però cogliere le caratteristiche che permettono di far pensare a una malattia non sempre è molto facile. È importante che ci sia un cambiamento e quindi a volte è molto utile che un familiare ci dica sì, ora dimentica di più, mi chiede più spesso le stesse cose di quanto faceva qualche tempo fa, oppure che questa persona inizia a perdere le strategie per ovviare alle dimenticanze che facciamo tutti, no? Ci scriviamo le cose, le agende le hanno inventate perché non possiamo ricordarci tutto. E tutti noi usiamo la lista della spesa piuttosto che mettiamo da parte qualche informazione per venire. Però, contrariamente a quello che si crede, la maggioranza delle persone che hanno segni iniziali di malattia d'Alzheimer non vanno dal medico. E nei centri per lo studio della malattia d'Alzheimer e la cura arrivano in genere malati in fase non iniziale, avanzata. In fase avanzata. E questo forse guarda. Rientra in quell'atteggiamento che si è detto dianzi, certo. A proposito della vergogna, della del pudore. Professore, 20 anni fa le avrei posta ugualmente la domanda, perché? Perché? Come viene? Noi sappiamo tantissime cose sulla malattia più di Alzheimer, spero. Sì. Ci racconti la storia. La malattia d'Alzheimer inizia nel 1906, come descrizione. Da allora sappiamo tantissime cose e in queste immagini che ve l'ho qui mostrate c'è un aspetto fondamentale della malattia d'Alzheimer. A sinistra vedete un neurone, quindi le cellule del nostro cervello, le cellule fra virgolette pensanti, quelle che fanno le cose. È una cellula triangolare che ha tutti quei bracci, tantissimi bracci, che fanno i collegamenti con gli altri neuroni. Mentre sulla destra c'è un neurone che sta soffrendo perché intorno a lui si è accumulata una sostanza, queste sono le placche di amiloide, e questa sostanza, questo groviglio con questo gomitolo va a interferire proprio con le comunicazioni tra il neurone. Per fare una rassimiglianza domestica, è come quei batuffoli di polvere. Perfetto, non ci avevo mai pensato, ma una splendida rassomiglianza, perché in realtà si inizia con pezzettini che poi si uniscono fra di loro fino a formare un gomitolo di in questo caso di amiloide. Delicato, ma non troppo pulito. Uno gira un armadio e si trova dietro un pallottolo di. Mamma mia, le chiamavi gatti. Si è formato piano piano i gatti e si è formato piano piano con tanti piccoli pezzetti. E questo è l'aspetto fondamentale dello studio attuale. E che cos'è questa sostanza? È un pezzetto di una proteina che tutti noi abbiamo nel cervello, nella membrana dei neuroni, anche i neuroni come le cellule della pelle, del cuore, qualunque altra parte del corpo, cambiano la loro struttura e si rinnovano. Sono residuati di un metabolismo. Di un metabolismo che invece di essere spazzati via, rimangono lì. E si usa proprio questo termine in scienza, invece di essere spazzati via,
rimangono, per questo il suo richiamo era l'uso in Roma e congressi, probabilmente. La ringrazio, ma ci citare, poi magari la famosa definizione mi entro nella storia della medicina per aver ricordato un batuffolo di polvere. E questo Tau che cos'è, visto che è nero e cattivo? E nell'altra, in queste pagine si vede il groviglio di amiloide, ma poi nella malattia di Alzheimer, oltre ad avere l'amiloide fuori della cellula, c'è anche un'altra proteina, pezzetti di proteina, all'interno della cellula. Che anche quelli sono più piccoli, ovviamente, ma vanno interferite. Il ricombinato disposto crea la malattia. Io pensavo che fosse un suicidio nelle cellule cerebrali, invece no. Non è no, fa parte della normale vita della cellula, si forma questo materiale in tutti noi anche adesso. E abbiamo anche un ottimo meccanismo per spazzarlo via. E invece nei pazienti con malattia di Alzheimer si accumula e interferisce. Allora, uno degli obiettivi attuali della ricerca è cercare di cogliere il granello di polvere. Prima i fattori di rischio allora. Certo che ci sono fattori di rischio, purtroppo l'età, ed è un fattore verso il quale noi miriamo, no? Vogliamo invecchiare, non vogliamo eliminare l'età. La familiarità, e anche quella non la possiamo rimuovere. Non possiamo rimuoverla, però è un argomento di studio, perché in certe famiglie ci sono dei geni e quindi se trovo la causa potrei far qualcosa. Poi ci sono anche dei fattori ambientali, sebbene meno importanti, ma rilevanti. Il trauma è un fattore ambientale ormai ben noto, cito la demenza pugilistica, il pugile ha un rischio maggiore di avere una demenza. Ora c'è l'argomento della demenza dei giocatori di football americano. Io ricordo sempre nel film I mostri di Dino Risi, c'era Gamma che diceva: i cazzotti fanno male, faceva proprio, e diceva, onestamente, dare cazzotti in testa e fanno male. È stato un magnifico film. Non lo dico per alleggerire il senso di ansia che può venire da questo genere di trattazione. Questo è evitabile. Familiarità, età no, ma botte in testa sì. Botte in testa si può evitare, almeno quella. Evitiamo carezze. Allora, ho sentito che lei diceva che nella fase iniziale della malattia spesso la maggior parte delle persone non vanno dal medico. Stavo pensando, non ci sarebbe anche il rischio che magari le persone vanno dal medico sbagliato, se ci vanno perché confondono la malattia con un'altra cosa, che potrebbe essere per esempio la depressione? Beh, questa è una cosa molto importante. La depressione, dando meno attenzione all'ambiente, alle cose, perché il paziente è concentrato sui propri pensieri interni, spesso queste persone hanno difficoltà di memoria e quindi possono immaginare di avere una demenza, una malattia di Alzheimer, ed è ben noto, è un aspetto importante, e quindi chi si occupa di demenza ben conosce e prende in considerazione, ovviamente. A parte i disturbi della memoria, che possono essere scambiati, barattati per occasionali amnesie, stanchezza, eccetera, ci sono altri sintomi a cui bisogna fare attenzione. Lo dico anche perché credo che anche in questo caso la diagnosi precoce abbia una fondamentale importanza. È molto importante. La demenza non è solo disturbo della memoria, quindi anche la malattia di Alzheimer, che è inizia di solito con disturbo della memoria, poi progredisce. Progredisce come? Si usa la regola delle quattro: amnesia, afasia, prasiagnosia. Cosa vuol dire? Amnesia è la memoria. L'afasia, cioè il disturbo del linguaggio. Spesso i pazienti con malattia di Alzheimer, ecco, questo purtroppo è una cosa comune, hanno difficoltà a trovare il nome delle cose. Allora nel parlare gli può venire da dire: mi passi quel coso in cui si mette il tè, perché non gli viene la parola tazzina, o mi passi quello per spazzare, perché non gli viene in mente la parola scopa. Questa anomia, la difficoltà a rintracciare il nome della parola, che poi normalmente ma anche, e poi il linguaggio si può, andando avanti la malattia, andando avanti la malattia, il linguaggio si può distrutturare, diventare sempre più povero, e così sia. La parassia invece è un altro aspetto importante, perché la parassia è quell'abilità del nostro cervello di immaginare i movimenti. Ora, faccio un esempio banale: se devo fare il caffè, devo prendere la caffettiera, aprirla,
prendere la parte di sotto, metterci l'acqua, poi il filtro, poi il caffè, poi richiudere e mettere sul fuoco. Io ho in mente questa procedura. Se non riesco più a pensarla bene, pensiero che noi facciamo ovviamente senza rifletterci, viene in automatico, le persone possono iniziare ad avere difficoltà poi proprio nel fare le cose, non perché non hanno i movimenti buoni, ma perché hanno il pensiero. Lei ha fatto una citazione che è perfetta, ma le faccio una domanda accessoria. Quello che lei ha mimato è il fare il caffè a cui lei è legato per consuetudine, tradizione, abitudine e, mi perdoni, età come me. Allora, io so di una persona che quando doveva trattare ammalata, fare il caffè, usava la napoletana nel gesto, non sapeva usare la moccola. Eh beh, certo. Perché le era rimasta. Era rimasta l'antica procedura. Quella di prima, allora. Perché prima, precedente, messa da parte, mentre evidentemente quello che ho usato io. Certo. È una procedura anni 60, anni 70 è una procedura diversa, molto bene. E poi c'è l'agnosia, che vuol dire la perdita delle conoscenze. Dove siamo? E sono un attimo sbandito perché non riesco a collocarmi a Roma piuttosto che in un altro posto. Queste quindi, 5 A, perché lei ne ha aggiunta una. Beh, no? L'anomia fa parte dell'afasia. Allora, quali esami dobbiamo fare per asseverare la paura? La diagnosi di Alzheimer, la diagnosi clinica. Facciamo degli esami per escludere altre malattie. Quindi è necessario, obbligatorio, fare un'immagine della testa, l'attacco, la risonanza, perché uno potrebbe avere un tumore benigno, un meningioma che sta crescendo e può dare sintomi molto simili, oppure tante altre malattie del cervello. Vi sono alcune.